Allora, io mi unisco, intanto buonasera a tutti, mi unisco a una dimostrazione di stima che faccio per Silvana e per la sua attività che sta conducendo in questo modo così esemplare. Sono intanto, dico, felice di essere qui già un'altra volta, forse semplicemente qualche mese fa, sono venuto qui e questo vuol dire che è segnale che c'è una forte attenzione, un forte interesse verso queste tematiche e quindi di questo me ne compiaccio. Forse sono troppo vicino alla cassa, ma comunque devo vedere la mia presentazione per raccontarvela. E prendo spunto da quello che ha detto il dottor Guerriero, ti dico bene, perché è vero che quello che uno elabora in termini di dati, in termini scientifici, spesso si presta a possibili interpretazioni, però poi succede che, così non lo rimuova forse, però poi nel campo della medicina, e lo dissi già l'altra volta quando venni qui, c'è una specie di organismo di garanzia che si chiama medicina basata sull'evidenza, per cui non è che uno può dire tutto quello che vuole, perché quello che uno dice poi si deve scontrare con questo sistema, questo metodo di controllo, per il quale se qualcuno dice qualcosa che va contro questo metodo di controllo, c'è uno sbugiardamento generale di tutta la comunità scientifica. Io stesso mi trovo a scrivere lavori scientifici nel mio settore e so bene come funziona questo tipo di sistema. Tu produci un lavoro scientifico, lo fai una sottomissione a una rivista e la rivista sottopone questo lavoro scientifico a degli esperti e questo sistema è a doppio cieco. Cioè io, che sono colui il quale sottomette il lavoro scientifico, non conosco coloro i quali andranno a correggere e a valutare il mio lavoro. E d'altra parte i reviewer, quelli che vanno a studiarsi quel lavoro e a valutarlo, non conoscono da dove la provenienza del lavoro. E questo succede per esperti che stanno in America, negli Stati Uniti oppure in Groenlandia. Dovunque ci sono, quindi non c'è un collegamento tra quello che viene valutato e quello. Perché vi dico questo? Perché questo metodo della medicina basata sull'evidenza permette da fare da giudice rispetto a quello che si dice. E perché adesso ho detto questo arrivando al tema della giornata di oggi? Perché molto spesso di fronte alle sorgenti di inquinamento, alle fonti di inquinamento che purtroppo in Basilicata sono parecchie, qualcuno dice sì, ma bisogna, per sapere se è vero che inquina, bisogna attivare uno studio epidemiologico. Per fare un serio studio epidemiologico ci vogliono 20 anni. E questo serve a loro a prendere il tempo per continuare a inquinare come stanno facendo, per avere poi dei dati che magari non saranno neanche sufficienti per dimostrare il quesito che si sono posti. Allora, io sono permesso di estendere un po' l'argomento, perché quando Stan mi ha chiesto di parlare del nostro lavoro, io ho detto vabbè, parlo della relatività in generale, così faccio capire anche il senso delle misure che abbiamo fatto, però l'argomento del progetto è più ampio rispetto alla sua relatività e quindi dal punto di vista medico-scientifico ho cercato di illustrare un po' quali possono essere di conseguenze di un'esposizione ad esempio alle fonti di inquinamento che in Basilicata sono così
più in alto sono gli Stati Uniti, poi c'è l'Italia, poi ci sono paesi sempre più industrializzati, quindi che fanno da valori già altissimi e vanno a aumentare i lavori, mentre meno paesi meno industrializzati partono da valori più bassi. Questa è una prima prova che l'inquinamento deriva anche dall'industrializzazione e termina a crescere il rumore. Adesso il rumore è uno degli argomenti principali della ricaduta sull'ambiente a livello della salute. E questi sono i principali agenti ai quali, glicogeni, ai quali quando si viene esposti, insomma, ci si espone a rischio di insorgenza. Torna indietro, scusa, non cambia ancora. Quindi ci sono i biologici, tra cui alcuni batteri, i virus, prima si parla di batteri. Allora ci sono dei batteri che, per cui è stata trovata la connessione tra la presenza di questi batteri e il tumore allo stomaco. Questi sono tutti quanti agenti per cui la prova è certa che possono produrre tumori. Gli agenti tipici come la radioattività, pure per caso vedete i tumori, sono sicuro che determinano vescica, colon e così via. Poi, poi ci sono le radiazioni che ci fanno vedere, ad esempio le lampade che si fanno per abbronzarsi, i cambi automatici, per i quali per esempio è stato dimostrato che c'è una connessione col tumore al cervello, ma meno di leucemia. E poi ci sono gli agenti chimici, tra i quali spiccano il benzene e i derivati, quindi la connessione col petrolio. Come vedete è stato ben certo che c'è una connessione con le leucemie e i linfomi analogici. E poi ci sono i metalli come l'arsenico, il ferro, il cadmio. E tutte, vedete, i metalli pesanti, che si chiamano in gergo metalli pesanti, è stato provato in questo caso la connessione con l'insorgenza del tumore alla vescica, del polmone, della pelle, ancora polmone e altre tipologie. Allora, poi lo IARC, quindi l'Associazione Italiana della Ricerca sul Cancro, ha identificato anche delle classi di pericolosità di sostanze. E come vedete la classe 1, cioè quindi la classe più pericolosa, c'è cioè il benzene, per il quale c'è la principale effetto cancerogeno della glicemia, l'arsenico, il berillio, vedete, ci sono un po' tutti, e soprattutto poi alla fine vedete la tristina, che sapete è un prodotto della glicemia. Avanti. Questo lo voglio vedere anche l'altra volta, per me non è un lavoro molto significativo dal punto di vista del risultato scientifico, ma a capire che correlazione fortissima c'è tra presenza, adesso diciamo che in questa parte qui parlo più delle metalli pesanti che degli effetti dovuti all'incenerimento, poi passerò al tempo. Allora vedete qui, questa diapositiva fa vedere come delle forme di vita estremamente sensibili, si chiama il GEN, no? Sensibili alla presenza di metalli pesanti, come cambiano nella loro densità. Vedete questa prima figura qui a sinistra? Quindi laddove c'è maggiore concentrazione di metalli pesanti, allora c'è meno, più forte il difetto di chemica, cioè i licheni scompaiono, e quindi vedete il colore nero. Dall'altra parte potete vedere la mortalità per cancro al polmone nella stessa area. Vedete come si somigliano? Più c'è deserto lichenico, quindi più ci sono metalli pesanti, tanto più c'è cancro al polmone. Ma le mappe sono proprio identiche. Questo ci sta indicando una forte correlazione tra loro. Avanti. Altro lavoro limitato, circoscritto, però molto significativo. Questo fa vedere la spezia. Vedete, lì c'è una centrale a carbone che emette residui della combustione che poi il vento porta verso est, tipicamente, tipicamente, e porta opposta, quindi al porto di questo porto. Come potete vedere, il tumore, il caso di tumore al polmone delle donne è raddoppiato rispetto alla zona limitrofa, quindi nelle aree rurali e nella zona urbana che invece non hanno quello stesso tipo di concentrazione di metalli pesanti di prodotti di combustione. Avanti. E questo è uno studio molto importante.
vedere la air pollution, cioè l'inquinamento atmosferico, in 17 centri europei, Atene, Roma, Torino e altri, su una corte di studio, quindi un numero di persone, davvero, davvero molto, molto importante. Questo dà una maggiore importanza al risultato. Avanti. Allora, vedete, i risultati sono questi, adesso non andiamo a guardare la figura, ma guardiamo soltanto il risultato finale. PM10, no? Particelle 10, sapete cosa sono, no? Quel 10 sta a dire la grandezza della particella, sono nanometri, quindi sono delle particelle davvero molto piccole. PM2.5 sono ancora più piccole. Bene, nel primo caso tumore al polmone, il rischio relativo è HR. Io parlerò nei lavori che verranno sempre in termini di rischio relativo. Dovete leggere così: quando vedete uno, vuol dire che non c'è un incremento del rischio relativo se si è esposti a una determinata causa di tumore. Se invece comincia a essere superiore ad 1, allora per esempio 1.2 significa che c'è un incremento del 20% di questo rischio quando si è esposti a una determinata causa. Ebbene, vedete che il rischio relativo di tumore al polmone, qualsiasi tumore al polmone, per esposizioni di PM10, che per ogni 10 microgrammi per metro cubo di incremento di PM10 c'è un aumento del 22% del rischio di tumore al polmone, mentre per PM2.5 per ogni 5 microgrammi, incremento di 5 microgrammi al metro cubo di queste particelle c'è un aumento del 18%. Poi vediamo, no, rimane lì. Vedete dall'altra parte invece PM10, questo è che nella prima parte si parla soltanto di tumore al polmone, ma se guardiamo soltanto l'adenocarcinoma, che è uno dei peggiori tumori al polmone, ebbene in questo caso vedete che per ogni 10, per 10 microgrammi al metro cubo di PM10 c'è un incremento del 50% del volume. E viceversa nel caso del per ogni 5 microgrammi al metro cubo di PM2.5 c'è un incremento del 50%. Questa evidenza scientifica, ma adesso come fa? Ma non c'è solo tumore. I metalli pesanti come il ferro, vedete lì quella tabella fa vedere l'intervallo di composizione delle forme di abbattimento dei funghi, quindi 10-20 kg per tonnellata di prodotto. Vedete che il 20%, il 24-50% di quello che si produce è ferro, magnesio, zinco, piombo, rame, nichel, alluminio, cadmio, mercurio, calcio, silicio, manganese, i classici metalli pesanti. Ebbene, le nuove evidenze scientifiche hanno dimostrato che poi c'è una forte correlazione con l'insorgenza di sclerosi laterale, la famosa plasma. E poi, ad esempio, io qui ho portato questo, vedete indietro questo esempio, è quello che sta da lì, in Sardegna. Lì c'è un'attività industriale di fornerie, di incenerimento, che producono questi alimenti, e c'è stato, hanno notato i cittadini, che c'era una insorgenza superiore alla norma di questa SLA. Famiglie intere sterminate, poi un altro caso alla vicina, ancora poi un altro caso. Allora hanno preso tutte queste persone malate di SLA, hanno preso le urine, le persone che le hanno mandate ad analizzare in America. Quindi un'azione in un certo senso simile a quella di cui stiamo parlando oggi con Energy. Li hanno mandati ad analizzare in America. Sapete cosa hanno trovato nelle urine di tutti questi pazienti malati di SLA? Metalli pesanti che superavano limite a 10 per le varie tipologie, 2500. Tutti. Sclerosi multipla. Nel caso della sclerosi multipla, adesso si è, sapete, queste sono malattie genetiche, si dà una connotazione di questo tipo, malattie genetiche, però non c'è soltanto una potere, questa è la nuova evidenza, è anche un fatto funzionale. Cioè la sclerosi multipla si è capito che dipende anche dalla capacità delle vene di drenare e quindi detossificare il tessuto cerebrale. Quando c'è questa incapacità, magari perché c'è un'ostruzione venosa, allora cosa succede? Che il sangue non riesce più a smaltire questi metalli pesanti che si accumulano a livello cerebrale e quindi danno vita alla sclerosi multipla. Tutti i dettagli sono portati in questo lavoro del 2013, tra l'altro 2013.
petrolio. Prima questione è la questione del petrolio incorporato. In realtà, vedete, la formula che produce questo è il ciclo di Clausewitz. C2H5 petrolio è quello che vedete nella prima formuletta, C2H5SH, cioè viene fuori così quando fa l'estrazione, c'è una presenza di zolfo che deve essere eliminata. Si usa il ciclo di Clausewitz, per cui si inietta idrogeno a altissima pressione e altissima temperatura, e questo genera il problema del rischio di rilevante che spesso Giuseppe va denunciando in giro. E allora questo rischio dell'alta pressione e altissime temperature è determinato dal fatto che questo a sua volta determina un'altra probabilità di scoppio, di incendio e di scoppio, quindi di emissione improvvisa di forti concentrazioni di idrogeno solforo. Quella è dall'altra parte, vedete, è il risultato della reazione, quindi C2H6 più H2S che è l'idrogeno solforo. Cosa fa l'idrogeno solforato davanti? Dipende dalla concentrazione. Soglia della situazione dell'odorato 0.05 watt per milione, odore offensivo 3 watt per milione, soglia dei danni alla vista 50 watt per milione, parasi un fattore 100, edema polmonare in classificazione acuta 300, danni al sistema nervoso e alla nera 500, collasso, parasi e morte segnata. Tutto quello che non si vede qui è invece un'esposizione cronica all'idrogeno solforo. Dottor, giusto un secondo per dare un'idea di che cosa stiamo parlando. Parti per milione, vabbè. Cioè, 1000 parti per milione significa che il cittadino non ci rimane sempre, cioè ogni essere vivente, giusto? Perché prima c'era qualcuno che invitava. Guardate che questi posti li fanno dentro i centri abitati, nelle frazioni, tra la gente. Dovesse succedere un'esplosione quando si parla di incidente di rilevante, la parte rossa dove la gente abita. Dottor, che posso dire? Sì, sì, è quello che c'è. Il rischio è che altissimo. No, prego. Avanti. Poi ho portato qui qualche studio ancora che sta a sottolineare alcuni dei principali effetti delle stazioni di questa ricerca, che generalmente si come tutto, come succede in tante tipologie di esposizioni all'inquinamento, questa cosa viene dimostrata sui lavoratori. Vedete, mortalità di cancer, morbidità in pazienti, lavoratori intorno al terreno. Allora, vedete, l'incidente del cancro dipende naturalmente dalla quantità di esposizione, vedete, ma comunque c'è un incremento del 20% per esempio per il melanoma, del 20% per lo stimolo ai tronchi o al polmone, 2,7 significa del 270% nel caso del tumore al cervello, brain, oppure vedete ancora l'apice dell'intestino, oppure i linfomi, o ancora alla fine 2,1, quindi 200%, la probabilità di anche a dosi basse, vedete, c'è il linfoma. E questo è uno studio che, a differenza di quello di Lancet che avevo detto prima, non ha molti numeri a supporto, però dà una forte indicazione della vicinanza, degli effetti della vicinanza che diceva che. Vedete, la situazione è molto simile alla variante. Ognuno di quei punti rappresenta un pozzo di estrazione di petrolio. E quello lì in grigio è il paese, e questi sono questi quattro punti che vengono valutati poi alla luce, sono andati a prendere delle acque, poi hanno fatto le analisi delle acque. E vedete, mentre il limite della Comunità Europea è 0.01 parti per milioni di sostanze. Vedete che ai quattro fiumi, Parker, questi ne valore, vedete 0.53, 53 volte, 1.44, quindi 144 volte. E cosa succede alla popolazione che non risiede? Quindi questa è una situazione residenziale, non lavorativa, attenzione. Cosa succede alla popolazione che risiede in quell'area? Vedete, tutti i cancri SIRA, incremento del rischio di tumore relativo, 2.26 che 1, quindi 226
ma specificamente allo stomaco 4 e 68, adesso sapete che c'è anche voi, vedete che sono i meno avanti. Stessa cosa per quest'area che sono i complessi, come vedete qui c'è una popolazione tra 4 complessi di turchici in area di studio, e potete vedere in conclusione la deposizione i turchici avevano, era un significante fattore di rischio per la leucemia. Ancora qui potete vedere il grafico in alto, la linea nera è il tumore al polmone avvicinandosi alle zone di stoccaggio, quindi stavolta non di stoccaggio, ma stoccaggio delle sostanze petrolifere, e quindi vedete che aumenta la probabilità del tumore al polmone. Vivere vicino alle siti stoccaggi del tumore del petrolio rappresenta un significativo fattore di rischio del cancro. Poi c'è la questione dei bambini, perché ricordiamoci che i bambini sono alla parità di esposizione hanno meno sistema di difesa immunitaria, e quindi vedete per esempio esposizione a vedete oil sources, quindi praticamente idrocarburi, esposizione a PM10 questo rischio è 6.23, uscire allo zoo con le scotte. E qui l'ultimo argomento, quello della radioattività. La radioattività è una cosa naturale, questo è importante dirlo, ma riguarda principalmente l'atomo. Mettiamola così, voglio essere contro di voi, perché è stato chiesto precedentemente, cerco di essere davvero molto molto semplice. Un atomo. E può avere una certa energia. Ora, quando questa energia viene ceduta, supponiamo che sta vibrando così, poi a un certo punto comincia così, si crea un fotone. Questa differenza di energia per l'atomo viene trasferita nello spazio circostante, e quindi questo crea un fotone che quando ha bassa energia, ad esempio il fotone è quello che noi vediamo a luce, no? Vari colori rappresentano fotoni di diverse energie. Quando è molto energetico, allora si crea un fotone X o un fotone gamma, in quel caso è molto bello. Le altre forme invece di radiazione sono pezzetti, non è energia, ma sono proprio pezzetti di materia, quindi la particella alfa, la particella beta e i fotoni. Le prime due particelle alfa e beta hanno una carica, mentre i fotoni sono neutri. Dico questo perché dalla tipologia delle particelle c'è una diversa penetrazione, quindi una diversa correlazione con l'effetto che hanno sulle persone. Avanti. Infatti, vedete, il fotone gamma penetra attraverso il corpo, una forte capacità penetrante. Quando qualcuno si fa l'attacco, la GIX, sono quelli, un tipo di fotone gamma. Quindi, nell'immagine che voi vedete, ad esempio, il polmone appare nero perché il polmone non intercetta il fotone gamma, quindi non si presenta l'unico, mentre l'osso lo riesce a catturare il fotone gamma, e quindi non lo ricordiamo, c'è quella differenza qui. Però generalmente il fotone gamma attraversa, quindi una forte capacità penetrante, e quindi è pericoloso dal punto di vista dell'esposizione esterna. Invece le altre tipi di particelle, come beta e alfa, hanno una scarsa capacità di penetrare, e quindi sostanzialmente quando c'è una posizione esterna fuori verso dentro non sono così tanto pericolosi, perché non riescono a entrare all'interno delle pigliacce. Cosa diversa invece per i neutroni, che hanno carica, e quindi sono pericolosi perché quando entrano all'interno del corpo umano interagiscono proprio con i materiali leggeri, cioè con l'idrogeno, e noi siamo fatti di acqua, quindi molto di idrogeno, e quindi i neutroni interagiscono all'interno del nostro corpo e interagiscono in maniera tale da creare l'altro tipo di particelle, quindi alfa, beta e anche beta. Detto questo, avanti, le vie di contaminazione interna sono l'inalazione, l'ingestione e l'assorbimento cutaneo, e avanti al cuore. Ed è cosa nota, anche in questo caso, nel caso di contaminazione, che fanno male, è stato dimostrato, vedere, tutto questo sono tabelle, ognuno di questi. Ognuno di questa vita è uno studio importantissimo che dimostra chiaramente.
vedete, intanto vedete il tipo di scantano ionico, lì in realtà è lì il diritto Rondella che ha un sito di stoccaggio radioattivo, lì ci sono 64 barre radioattive come l'idea extra prima della medola. Pensate che una sola di quella lì è quella che ha creato Chernobyl, ma non voglio spaventare nessuno. Lì era attiva Chernobyl, qui no, qui sono in decine di accreditamenti, quindi sono soltanto contento, ma non sono non è combustibile, è combustibile esaurito, però un combustibile radioattivo esaurito richiede una serie di attenzioni, una serie di norme molto molto semplice. Però ecco, è un sito davvero molto, molto importante, è uno dei siti più importanti dal punto di vista della radiazione, e il problema è che si vuole estendere la capacità, la portata di questo sito, facendo diventare il negozio nazionale delle scorie antiche, delle scorie future, delle centrali nucleari italiane. Avanti. Ci sono poi i campi elettromagnetici, non vi voglio scocciare, però ecco, i campi elettromagnetici anche loro hanno un certo contributo a questo panorama che va avanti, che insieme determina una quantità di rischi. La varietà di questi rischi non si mette insieme in maniera consona. Quindi se c'è un rischio che vale 3, un altro rischio che vale 3, non è 6 il rischio totale, è 9, 3 per 3, 9. La dico così molto semplicemente per dire che il rischio si moltiplica. Essere esposti a più rischi fa aumentare e esplodere la probabilità di problemi. Quindi sinergia, questo c'è una sinergia tra diversi agenti di diversa natura, ma poi c'è anche la persistenza di alcuni agenti. Magari uno pensa che non si è più esposti al rischio di uno o di DDT, e invece è stato provato che in alcuni orsi polari, quindi la cosa è molto significativa, perché in alcuni orsi polari sono trovati il DDT, quindi vuol dire che c'è ancora, e ci sono ancora il DDT, ma sono passati 30 anni che non hanno. E poi c'è il più acuto, ci sono alcuni grassi che trattengono i metalli pesanti. Cui se uno ha subito l'esposizione 10 anni fa non è detto che abbia eliminato questa esposizione, perché è stato un po'. E poi c'è la molteplicità delle reazioni biologiche, per cui c'è un abbassamento, essere esposti a queste circostanze determina un abbassamento della capacità di rispondere al sistema immunitario, per cui c'è un aggravamento dell'effetto dell'ipotesi. Avanti. Ah, ecco qui, tutti questi sono lavori che dimostrano l'incremento di questa rischio, quando c'è un rischio determinato di 1.19, se c'è anche l'esposizione a campi elettromagnetici, dello stesso rischio diventa 2.19. Questo è molto bello. Bene, noi stiamo facendo questa cosa anche con Silvana, abbiamo fatto cose di questo tipo anche prima, siamo andati a Rotondella, abbiamo fatto l'istruzione della reattività su tutto il mondo, che è una scopa delle discipline di quelle parti del tuo tempo di secolo. E poi, ecco, vedete qui sono i siti che abbiamo rilevato, e poi qui abbiamo fatto a Tito la stessa ARPA ha dovuto ammettere che in effetti c'è la presenza dei neutroni, non ho parlato prima, vedete che i neutroni sono molto più pericolosi dei fotoni, però l'ARPA per la loro rivelazione del 2013, dove ammettevano che c'era la possibilità dopo i 12 anni che diceva la presenza, hanno dovuto dire dopo il secondo neutroni, è vero, c'è anche i neutroni, questo cambia notevolmente le modalità con cui hanno fatto l'intervento. Avanti. Ecco, questa è la prima volta che sono venuti, se non sbaglio, io ho scritto maggio perché la mamma mi ricordava molto bene, quindi sono tutti che abbiamo preso le misure, abbiamo fatto 0.14 microsievert, 0.24 microsievert. Quella è a monte, quella è a valle, per andare sotto. Ora, di per sé questi valori sono molto bassi, entrambi. Pensate che io misuro a Granero e abito, vicino a casa mia, 0.24 o 1. 0.24 microsievert.
lì il fondamentale è molto alto, perché è una zona molto fascia, quindi c'è una componente di radon che è una delle caratteristiche che dà quel valore. Invece qui il valore tipico, qui il valore di fondo, è molto più basso, 0.13, se non ricordo male il simbolo. Però ecco, c'è quella significativa, o forse no, ma comunque variazione che secondo me andava in un certo senso guardata più approfonditamente. Perché poi lo strumento che abbiamo noi, lo strumento di rilevazione esterna della reattività, ci dà soltanto una misura della rilevazione gamma, e soprattutto al di fuori di cioè lontano dai possibili contenuti. Comunque, diciamo che sono valori bassissimi e però ripetutamente diversi da tutto. Questo è un primo. Quando abbiamo fatto le misure la seconda volta, nelle stesse posizioni io ritrovavo le stesse misure. Abbiamo allargato l'area di indagine, ma nelle stesse posizioni abbiamo fatto le stesse misure, quindi la stessa differenza tra 140 e 240. Lasciamo stare il resto che sostanzialmente ci dà una corrispondenza del valore dell'alfa. E anche quello dell'alfa abbiamo trovato 90 lì dove io ho trovato 140 e 160. Quindi sono sistematicamente più basse le misure dell'alfa. Questo potrebbe essere dovuto a una differenza di caratura della strumentazione. Però, ecco, loro trovano 90 e 160, gli altri valori sono sostanzialmente pari. Ecco, per me quello è un motivo di assoluta, non c'è nessuna preoccupazione. Però io andrei, per me è sintomo quello lì, di una possibile presenza che dovrebbe essere certificata approfondendo questa misura, prendendo qualche campione nella zona rispetto e facendo anche una misura di una valutazione spettrometrica se c'è un componente del sistema solare che deve essere l'acqua magari che avete avuto di non farla adesso. Mi farebbe questo così. Ringrazio moltissimo. Grazie, dottoressa. Mi viene in mente soltanto un'immagine per poter definire l'importanza di quello che queste persone stanno facendo. Io ritengo che quella giusta sia quella della caverna di Platone. Loro sono come gli incatenati che hanno il coraggio di voltarsi e di guardare quello che sta dietro e che proietta le ombre direttamente negli occhi. Ed il risultato è questo, sono questi dati che possono fare paura per la loro osticità, per quello che rappresentano e che quindi bisogna avere la capacità di interpretarli. Per questo sono delle persone importanti che fanno tanto per il nostro territorio. Invece un'altra immagine che mi ha invaso dopo aver letto quella poesia e che può servire ad introdurre, a conferire il giusto pathos necessario ad assimilare quello che invece dirà il prossimo relatore, è un'altra. Ho immaginato di regredire ad un'età primitiva, per qualche giorno, magari per una settimana, senza il cibo pronto nel frigorifero, senza l'acqua del rubinetto, senza il calore dei termosifoni quando fa freddo. Ed ho pensato che questa è una cosa che si dovrebbe fare, che dovrebbe far parte dell'iter educativo non dei bambini, ma degli adulti, perché i bambini molte volte sono più responsabili ed hanno un contatto con la natura di più immediato. Certo, non si potrebbe costringere delle persone a fare questo, ma state certi che se si abbonassero un bel po' di tasse qualcuno ci starebbe. Perché non portarli indietro, lasciarli in un posto buio, senza acqua, senza luce per una settimana? Come pensate che riescano a vivere la quotidianità che a loro poteva sembrare spettarli e che non fa più nessun effetto, non fa più nessun effetto piacevole, anzi molte volte dà tristezza e porta al sentimento del nulla? Come potrebbero viverla, mi sono chiesto, dopo una settimana di ritorno nella situazione in cui l'uomo ha vissuto per millenni? Ma
penso che non sia neanche tanto importante provarla, un'esperienza del genere, basta chiudere gli occhi ed immaginarla, e questo è l'unico modo possibile per poter capire quanto è importante quello che abbiamo, anzi quanto è più del necessario. E se pensassimo a questo ogni tanto, probabilmente diventeremmo più attenti, saremmo più attenti, non dico più cattivi, perché tanto nessuno è buono. Se non ci ribelliamo è semplicemente perché non abbiamo il pericolo incombente, non vediamo la spada di Damocle che pende su ognuno e che corre il rischio di trafiggerlo. È soltanto pensando a questo che possiamo capire l'importanza delle ricerche che sono state fatte dall'associazione di cui fa parte Nicola Biuso e delle quali adesso ci parlerà. Ovviamente ringrazio anch'io Silvana, ma l'amministrazione per averci invitato, per avermi invitato in rappresentanza del Comitato Diritto alla Salute, che ha sede a Lavello, ma in realtà ormai ha adepti un po' dappertutto. Mi chiamo Nicola Biuso, rappresento appunto questo comitato, che è un comitato di cittadini, si occupa in modo specifico, in modo particolare di Fenice dal 2009 in poi, anche se il comitato nasce nel 2006 per occuparsi dello smog, dell'elettrosmog. Parliamo di ripetitori di telefonia, quindi eravamo nati per quello, poi naturalmente ci siamo occupati anche di altro. Io dico sempre durante le conferenze che noi non ci definiamo degli ambientalisti, siamo dei cittadini un po' più attenti, un po' più rompiscatole rispetto magari agli altri, ai nostri concittadini, ai nostri compaesani. L'ambientalismo è visto spesso, come dire, è incarnato da alcune grandi associazioni come per esempio Lega Ambiente, ma che per esempio sulla vicenda Fenice non hanno detto assolutamente nulla, quindi questo ci tengo a precisarlo perché insomma è giusto, è ovvio che ci occupiamo di ambiente, ma di fatto certo, vabbè, chiaro. Noi ci occupiamo di ambiente naturalmente, ma in maniera, come dire, inevitabile la vicenda Fenice ci ha trascinato anche in vicende giudiziarie, in vicende amministrative. Siamo stati, tra virgolette, costretti, ma è giusto che sia così, insomma, chi decide di occuparsi di qualche cosa lo deve fare con la giusta serietà, altrimenti, insomma, si diventa dei cialtroni e si fa esattamente il gioco di chi, magari in questo momento, provoca danni in Basilicata. E quindi ci siamo studiati un po' la materia ambientale, non siamo esperti, quindi non ho velleità né tantomeno la presunzione di poter parlare di cose tecniche, anche se ovviamente ce ne occupiamo, ma io vorrei parlare invece delle persone, degli uomini durante questo mio intervento. È ovvio che c'è un'attinenza strettissima con la vicenda Fenice, che è una vicenda per noi emblematica, una vicenda che davvero ci sta, come dire, ci sta creando forte imbarazzo, perché non si riesce a capire come mai, insomma, nonostante tutto quello che sia successo e che sta succedendo, l'attività di questo inceneritore non venga bloccata, insomma. Quindi questo ci indigna, ci fa stare male, ma allo stesso tempo ci spinge a continuare ad andare avanti. Prima però di entrare, diciamo, nel merito, io stasera ho portato un piccolo contributo video, sono 5 minuti, di un servizio che è stato fatto da Renews 24, sono venuti l'anno scorso in Basilicata ad agosto, fra gli altri hanno intervistato anche noi e hanno fatto una visita un po' nelle zone critiche da un punto di vista ambientale della Basilicata. Ho estrapolato questo pezzettino che riguarda proprio Viggiano, quindi la Val d'Acri, che vorrei sottoporvi perché fa capire molte cose, è molto semplice, parla la gente, quindi non c'è nient'altro da aggiungere se non sentire che cosa è successo e che cosa sta succedendo lì. Prego. Scusami, Viggiano. E l'audio. No.
noi poi siamo solo più del 45, però ci sono tanti giovani, tante donne che sono disoccupate, non tanto per cellulare le donne. Io vorrei dire a gestire la politica qui a Viggiano, vanno a raccomandare, vanno a lavorare solo gli amici, degli amici. E basta, un posto di lavoro lo divide da 5 persone, 2-3 mesi di contratto annuale. Quindi è una politica per assicurarsi i voti. Voi che avete più di 45 anni avete lavorato, cioè. Sì, sì. Io e la prima altura, per esempio. Noi due siamo immigrati da 18 anni in Germania, io sono rimasto 30 anni e 10 anni fa ebbe una buona idea di ritornare. Ho lavorato un pochino, sì, ma ora il cerchio è chiuso. Qual è complessivamente, grosso modo, il numero degli occupati che gira intorno al Viggiano? Di Viggiano parlano di circa 130 persone, ma non è sufficiente. Non intendiamoci, a tempo indeterminato sono pochissimi. Addirittura per 20 giorni fanno i contratti. È bravo, ma anche voi è successo così di fare 20 giorni? È da 4 giorni. Quando? 4 mesi fa. E chi aveva segnato parole? Che faceva? Faceva una batteria. Stava in una mandola per passare le marce. A parte che non sapeva quanto l'hanno presa, che sarebbe stato così breve? No. Il rapporto di lavoro? L'aveva raccomandato qualcuno? Cioè, quindi non esiste un interlocutore. Il nostro interlocutore, diciamo, è il signor sindaco, Alberti. Però loro hanno più premura magari a dividerci, a indurci al silenzio, che noi stiamo facendo un po' troppo così. A loro scomodo, molto scomodo. Sono solo quel momento che hanno bisogno, scusa. E perché non mettono una sola spa, non ci sono lì, esci lì, non ti preoccupare. Ma anche nelle spa, non dica no, che come io tanto del vostro, ma perché non mi fai il piacere a me? A tutte quanti mi ci vengono le spa, anche nelle spa, adesso lì per un buon. A che vero, non tu pensi, hanno assunto tanta unità. Che vuol dire questo? Vuol dire che gli amministratori te ne fanno tanto allora. Sono più di 30 anni che Rene ha votato i sottotitoli di Viciano, di avanzare. Sono più determinati che continuano con gesti di ricchezze. E noi che ci dà? Niente. Cioè se le abbiamo tante cose belle, avvicinano, tante cose buone, naturali. E che abbiamo oggi? Sono morti, miseria. Non ci possiamo dare un bicchiere di vino. Non possiamo farci un po' di olio. Avevamo cose bellissime. L'agricoltura è morta completamente. Ma perché non prendono provvedimenti? Non hanno restituito nulla di quello che hanno preso. Niente di quello che hanno preso. Almeno un posto di lavoro. No, noi chiediamo soldi, ma almeno che ci dico quello che ci aspetta. Maledetti i giorni che sono arrivati. Maledetti i giorni che sono arrivati. Io mi sono fatto 5 anni, quasi 6 anni in Svizzera, mi sono fatto 17 anni della fietta a Torino, sono portato uno spreco permanente, mi sono venuto qui, mi sono comprato un pezzo di terra, mi sono fatto una casa a 200 metri dal centro, voleva stare tranquillo, mi vado in menzione, mi ha detto il signore, mi faccio un bicchiere di vino. Mi faccio un'insalata, mi faccio una patata, non mi può fare più niente. Abbiamo denunciato a lei, a guardare qui in America. Siamo 61 famiglie, sono 7 anni. Molti hanno deciso che se vogliono comprare con una cittadinetta. A che condizione di comprare una cittadinetta? Questo ho fatto 40 anni, in Germania 30 anni. Io mi sono fatto 22 anni. Ma mio Dio mi ha comandato la mia proprietà. Tu vuoi anche vendere la mia proprietà, ma a che condizione? A che condizione deve avere? A questo che va quando va via deve fare la fame? Scusate, noi sono un po' altro. Abbiamo distribuito questa ricchezza un po' anche con la popolazione, tra la popolazione, dateci lavorare, io lo dico sempre, fateci guadagnare i soldi che portiamo ai medici per curarci. Dateci almeno i soldi che dobbiamo dare ai medici per curarci. E guardate, come è stato già ribadito e detto prima, in maniera abbastanza eloquente, dipende da noi, dipende da noi, non c'è niente da fare. Parliamo di Fenice. Fenice è stato un regalo, fra virgolette, di Fiat, è stata una richiesta esplicita di Fiat. Quando è venuta Fiat ha detto: io vengo qui in Basilicata, ho scelto di venire in Basilicata
oltre perché c'è stato un contributo della legge 64, perché c'erano delle condizioni particolari, vi porto 7.000 posti di lavoro, ma devo poter bruciare i miei rifiuti direttamente qui, cioè non devo andare in giro. Questo nel progetto iniziale, quindi naturalmente è stato il prezzo che abbiamo dovuto pagare, nonostante tutte le battaglie che sono state fatte partendo da Lavello, fra l'altro battaglie, guardate, che hanno dato la possibilità di evitare che si costruisse un inceneritore gemello in provincia di Cuneo, perché c'era un progetto simile. Sono andati lì quelli del vecchio comitato in delegazione, hanno spiegato quello che era successo, perché già in fase istruttoria, già all'inizio, già durante le prove di questo inceneritore si sono fatti imbrogli, si sono falsificate i monitoraggi che facevano per dimostrare che la macchina andava bene. L'inceneritore doveva bruciare solo rifiuti industriali, poi hanno pensato bene invece di fare un doppio forno, quindi dentro Finice ci sono due forni, c'è un forno rotante che è quello appunto che brucia i rifiuti industriali e c'è un forno a griglia invece che brucia la monnezza. Tant'è vero che nel 2001 sono successe due cose particolari, due eventi. Il primo evento è che la Regione Basilicata ha obbligato i comuni di questa zona, 15 comuni, a conferire i rifiuti direttamente a Fenice. Ha detto: voi non dovete più portare in discarica, ma dovete portare a Fenice, perché bisogna farla funzionare questa macchina. Il secondo evento è che la Fiat ha venduto questo inceneritore, più che venduto, lì c'è stato uno scambio, a livello finanziario, perché in realtà allora faccio una premessa, EDF, quindi il gruppo a cui appartiene Fenice, e la Fiat lavorano insieme, hanno delle interessenze. Perché? Perché EDF produce energia. Voi sapete che in Francia EDF è proprietaria delle centrali nucleari, in Italia anche delle centrali che generano energia da diverse fonti, non da nucleare ovviamente. Per cui diciamo questo collegamento Fiat-EDF esiste già da moltissimo tempo. Allora entrambi avevano deciso di fare una scalata alla Monte Edison, per cui c'è stato uno scambio di pacchetti azionari e in questo scambio c'era anche l'inceneritore, tanto è vero che c'è stata un'inchiesta della Consob perché pare che sia stato sopravvalutato, ma questo non ci interessa. Quello che ci interessa è che il proprietario è cambiato, quindi non è più Fiat ma è EDF, società francese quotata in borsa e in Italia appunto la sua sede a Rivoli, Fenice S.p.A. E nel 2010, alla fine del 2010, la SPA, che è proprietaria dell'inceneritore, costituisce una SRL, cioè una società a responsabilità limitata, alla quale dà l'inceneritore. Società con 50.000 euro di capitale, ma con effettivi versati 10.000 euro. Questo subito dopo che è scoppiato il caso Fenice, cioè quando nel 2009 qualcuno che aveva saputo per vie traverse che nell'ARPAB c'erano già dei monitoraggi che dicevano appunto che l'inceneritore inquinava, è stato divulgato per mezzo stampa, quindi l'ARPAB non ha potuto più negare questo, quindi l'ARPAB ovviamente ha detto a marzo 2009 che c'era questo inquinamento. Fenice ha dovuto, perché per legge chi inquina è obbligato a dirlo, a denunciarlo pubblicamente e ad intraprendere tutta una serie di cose. Tra queste, la messa in sicurezza in emergenza, cioè devi fare in modo tale che, ok, ti sei accorto che stai inquinando, benissimo, devi creare una barriera, devi fare tutto quello che è in tuo potere affinché gli inquinanti non vadano a propagarsi nell'ambiente. Ebbene, oggi, parliamo quindi del 14 settembre 2013, quindi a distanza di 4 anni da quando è entrata la messa in sicurezza in emergenza, continuiamo a registrare il rilascio di inquinanti nell'ambiente, tant'è vero che se andate sul sito dell'ARPAB vedete, sono usciti qualche giorno fa, gli ultimi monitoraggi, che sono monitoraggi bimestrali, cioè ogni 2 mesi l'ARPAB va lì, bussa alla porta, dice: scusate, posso raccogliere un po' di acqua dai pozzi di emungimento, raccoglie l'acqua, fa le analisi. Oggi è diventata bravissima l'ARPAB perché le sostanze monitorate sono addirittura 70, quindi sono tantissime. Quindi va lì e noi ogni 2 mesi sul sito dell'ARPAB leggiamo
questa cronaca che ormai è diventata, come dire, un fatto normalissimo, è diventata una consuetudine. In questo sta il fatto grave di Felice. Cioè il fatto che noi ogni due mesi andiamo lì a guardare che ci sono livelli di manganese, livelli di nickel, a volte di cromo, per un certo periodo addirittura anche il cromo esavalente, i fluoruri, i VOC, cioè i composti organici volatili, sono tutte parolacce che abbiamo dovuto imparare, scusatemi, ma il dottore sa di che stiamo parlando, che sono non due o tre volte al di sopra del limite stabilito dalla legge, ma migliaia di volte al di sopra dei limiti stabiliti dalla legge. E noi continuiamo ad assistere inermi, noi cittadini, continuiamo ad assistere, ci mettiamo, guardate, mi ci metto anch'io in mezzo, nonostante le denunce, le proteste, le diffide che facciamo, ormai siamo diventati esperti in questo, quando facciamo vedere agli avvocati un esposto, dico, ma chi l'ha preparato? Un collega? No, ormai siamo diventati bravissimi, siamo diventati bravi a fare gli esposti. Ebbene, nonostante questo, l'attività dell'inceneritore continua. Non solo. Dovete sapere che dal 97, cioè quando è entrato in vigore il decreto Ronchi, Ronchi era ministro dell'ambiente, ha detto, quando hanno inventato quella bruttissima parola che è termovalorizzatore, così come ne parlavo prima con il vice sindaco, un'altra brutta parola che io assolutamente non tollero è la parola sostenibilità. Quando dicono sostenibilità c'è la fregatura sotto, quindi quando si parla di sostenibilità state sicuri che c'è la fregatura sotto. Allora nel 97 il decreto Ronchi dice, guardate, gli inceneritori vanno bene, si può bruciare, ma si può bruciare solo la parte secca, cioè non si può bruciare la busta dell'immondizia tal quale, perché c'è un motivo scientifico, perché la busta dell'immondizia, quando viene bruciata, provoca, emette nell'aria una quantità di diossine molto al di sopra di quelle che normalmente vengono prodotte. Non è che se brucio la carta non vengono prodotte. Quindi, diciamo, il livello di emissione è molto più alto. Ebbene, udite udite, dal febbraio 2012... presso l'inceneritore Felice si sta bruciando il rifiuto tal quale, proveniente dalla zona di Potenza, quindi bacino centro, proveniente da Lavello, proveniente da Melfi, anzi da Lavello adesso no, da un mese non lo portiamo più, perché il nuovo sindaco che si è insediato ha detto io non le porto più, insomma, l'abbiamo ringraziato naturalmente per questo, anche se è un misero contentino, perché è un 10% rispetto a quello che viene bruciato da Felice. Quindi emissioni di diossine al di sopra della norma, delle quali non sappiamo assolutamente nulla. Perché? Perché l'organo di controllo, cioè l'ARPAB Basilicata, non è attrezzata per controllare le diossine. Ci abbiamo un presidio industriale come quello di San Nicola di Melfi, ci abbiamo un inceneritore, ci abbiamo un cementificio a barile, no? Che quindi dall'abbruciamento viene prodotta la diossina. Eppure l'acqua basilicata non è attrezzata per controllare le diossine. L'unico campione che è stato fatto da ARPAB è stato fatto l'anno scorso, quindi parliamo di luglio 2012, perché ha chiamato l'ARPA della vicina Puglia. Sono venuti, anche lì naturalmente hanno bussato alla porta, scusate, possiamo venire un attimo a fare dei controlli, hanno messo i loro sensori, ci sono stati dei blocchi durante la giornata, poi hanno ripreso, naturalmente tutto a posto, perché questa è la parola magica di questa regione, tutto a posto, è tutto a posto. Quindi, per inserirci nel discorso che si sta affrontando qui, purtroppo, cari corregionali, cari amici, cari vicini di paese, questo è il momento in cui, perdonatemi la volgarità, insomma, bisogna alzare il culo dalla sedia, bisogna informarsi, bisogna essere protagonisti, bisogna stare attenti a quello che accade. Vi leggo alcune dichiarazioni che sono molto significative, questo per farvi capire il contesto in cui siamo.
Allora, il 20 ottobre del 2009, è scoppiato il caso Fenice, ottobre 2009 viene intervistato il dottor Vincenzo Sigillito, che sapete è stato agli arresti domiciliari, poi per premiarlo è stato reintegrato all'interno degli uffici regionali, è stato spostato però al Dipartimento Agricoltura. Ebbene, il dottor Sigillito dichiara, quindi sue proprie parole, dice: l'ARPAB non era tenuta a informare le istituzioni entro tempi determinati rispetto all'inquinamento provocato da Fenice. Sentite qua. Se l'avessimo detto prima, a che cosa sarebbe servito? A creare allarmismo? Nostro dovere era capire cosa fosse accaduto e individuarne le cause. Cioè, questo è il compito dell'ARPAB, no? Allora, stanno commettendo un reato, io non devo avvisare qualcuno, no, devo controllare come lo stanno ammazzando. Questo è il compito dell'ARPAB, secondo questo signore. Ma guardate, se fosse solo questo, perché diceva, vabbè, è cambiato il direttore, quindi effettivamente adesso i campioni sono aumentati, adesso controllano molto più cose, io credo che l'ARPAB Basilicata sia diventata bravissima nel controllo delle acque delle falde acquifere. Ma ancora più grave, quando è scoppiato il caso Fenice, naturalmente è partita un'inchiesta della magistratura di Melfi. Sapete che adesso il tribunale è stato chiuso, ma all'epoca c'era il sostituto procuratore Renato Arminio, che intervistato dal giornalista dice: ma procuratore, qui, e sapete che cosa ha risposto il procuratore? Dice: guardate, bloccare l'inceneritore sarebbe da irresponsabili. C'è l'intervista registrata sulla RAI. Ora, io non capisco in che cosa si manifesta questa irresponsabilità. Probabilmente nel fatto che se si chiude l'inceneritore non si sa dove portare la monnezza, perché questa è la realtà. Se dovesse chiudere l'inceneritore, la Regione Basilicata non sa dove portare la monnezza. Tant'è vero che cosa sta accadendo? Allora, l'inceneritore è autorizzato per bruciare 30.000 tonnellate in un anno. Va bene, parliamo dell'immondizia, diciamo, quello che dovrebbe essere il CDR, cioè la frazione secca. Ebbene, l'anno scorso, a novembre, hanno esaurito le quantità. Cioè, sono arrivati, infatti a dicembre c'era il panico in regione. Madonna, come facciamo? Resistiamo, teniamo i camion, poi a gennaio si riparte. Sta succedendo la stessa cosa e è in via di esaurimento la quantità autorizzata. Attenzione, Fenice può bruciare molto di più, perché questi a marzo del 2009 hanno chiesto anche l'ampliamento. Dice: visto che siamo così bravi a bruciare, fateci bruciare di più. Quindi nel 2009 marzo hanno presentato una richiesta di ampliamento, noi l'abbiamo intercettata questa cosa, perché è pubblicata sull'albo pretorio del comune di Melfi, da 30.000 a 39.000 tonnellate. Mi ha detto: scusate, ma se questo è un impianto che sta inquinando, cioè qua non li autorizziamo anche a bruciare di più, e quindi questa cosa è stata bloccata. Ma attenzione, nel 2010 loro però nel frattempo hanno comunque sostituito il forno a griglia, probabilmente perché era già in progetto di farlo, non lo so, hanno speso 3 milioni di euro e l'hanno sostituito. Quando c'è stato il tavolo di trasparenza, l'unico tavolo di trasparenza organizzato a Potenza, dove noi siamo andati, quindi c'erano i vari sindaci dei comuni, c'era l'ARPAB, c'era l'Istituto Superiore di Sanità, c'era naturalmente Felice, che ha fatto il disegnino per farci vedere com'è bello l'impianto, c'era il presidente della regione, l'assessore all'epoca era Mancusi. Ho chiesto: scusate, che capacità ha il forno a griglia? E loro mi hanno risposto: 39.000 tonnellate. Cioè, quindi loro già davano per scontato che l'autorizzazione sarebbe arrivata, tant'è vero che oggi hanno un forno che ha la capacità di bruciare fino a 39.000 tonnellate. E il contesto, che il vero problema non è l'impresa, perché l'impresa deve fare impresa, non gliene frega niente, cioè l'impresa deve fare business, è il contesto, è chi ci sta intorno, chi gli dà la possibilità di farle le cose, è lì il problema, siamo noi. Nelle conferenze di servizi noi ormai siamo presenti, insomma addirittura adesso scrivono anche della nostra presenza nei verbali,
e registriamo quello che accade, sentiamo, ascoltiamo, leggiamo quello che viene detto. E leggiamo per esempio che tra i soggetti che sono presenti nella conferenza di servizi, faccio una piccola premessa tecnica, scusate, perdonatemi, quando è scoppiato il caso Fenice si è avviata una procedura, sono state fatte una serie di conferenze di servizi, e già questa è un'anomalia perché la conferenza di servizi dovrebbe durare massimo 90 giorni, qui invece parliamo di 4 anni per risolvere questo benedetto problema dell'inquinamento. Allora, tra i vari soggetti che ci sono nella conferenza di servizi c'è la regione, la provincia, l'ARPAB e c'è anche l'ASP, di cui fa parte, almeno da un punto di vista formale, il dottore. Ebbene, i rappresentanti dell'ASP più volte a domanda hanno risposto. Allora, questa è la dichiarazione del 20 di settembre 2011, quindi 2 anni fa. Il dirigente ASP, perché viene chiesto a tutti, no? Allora, su quello che sta accadendo, quindi i dati, eccetera, la messa in sicurezza, che ne esprimete una vostra opinione, no? La regione dice la sua, i tecnici della provincia dicono la loro, l'ARPA dice la sua, e l'ASP dice, il dirigente ASP dichiara di non avere elementi epidemiologici per mettere in evidenza eventuali danni alla salute delle popolazioni. Cioè dice, io non ho dati, ma guardate, ancora più bello, sulla Gazzetta del Mezzogiorno viene pubblicata sempre la dichiarazione del dirigente ASP e dice: posso affermare che allo stato attuale l'inquinamento del sito Fenice non ha alcun riflesso sulla salute delle popolazioni. E lo spiega anche: all'ufficio competente non è pervenuta alcuna denuncia di malattie riconducibili al sito Fenice. La consapevolezza che l'inquinamento del termovalorizzatore non ha causato problemi alla salute di nessuno, e la prova del 9 viene dal fatto che non ci sono state denunce di alcun tipo. Cioè, l'ASP che fa? Telefona all'INAIL e dice, scusate, sono arrivate denunce di persone che si sono ammalate per colpa di Fenice? No, a posto. Cioè, senza alcuna base scientifica, eppure questo è un parere espresso all'interno di una conferenza di servizi, cioè è qualche cosa che ha un'implicazione diretta con la nostra salute. E purtroppo di queste cose ne registriamo tutti i giorni, abbiamo diffidato, poi bisogna dare nome e cognome alle persone. Il dottor Negrone, che è responsabile, me lo sono scritto per non sbagliare questa volta, che è direttore del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, soggetto chiamato all'interno della conferenza di servizi ad esprimere un parere sull'inquinamento e sull'attività di Fenice. Nell'ultima conferenza di servizi che c'è stata non c'erano, avevano da fare, nella penultima invece c'era Negrone e un'altra persona, il dottor Pizza, gli hanno chiesto un parere. E lui ha detto, vabbè, aspettiamo, perché nella conferenza era stata chiesta a Fenice una relazione, e ha detto, no, aspettiamo la relazione dell'ARPAB. Io poi colgo l'occasione, insomma, per avvicinare queste persone, siamo persone, siamo uomini, insomma, e gli ho detto, dottor Negrone, io sono Tizio e Caio, volevo sapere, ma non avete mai pensato di fare un protocollo sanitario ad hoc per i dipendenti, per i lavoratori dell'inceneritore, ma anche per quelli della SATA, no? Sapete la risposta qual è stata? Ma secondo te io potevo andare da un dipendente di Fenice e dirgli di darmi il sangue? Ma che scherzi? Lì c'è un medico competente e sarà un problema suo. Allora, la nostra salute dipende da queste persone. Questa è la realtà. E quindi dipende da noi, dipende dal fatto che queste cose le accettiamo o non le accettiamo. Il giudizio poi uno se lo fa, insomma, voglio dire, qui non c'è bisogno di dire quello è cattivo, quello è bravo, non sta a me dirlo, perché una persona a una certa età probabilmente già pensa alla pensione, non lo so, ma riveste un ruolo importante, determinante per la mia salute, per la nostra salute. Io non posso accettare questo. Tant'è vero che è stato diffidato da noi. Quindi
Certamente bisogna fare i controlli, e ovviamente bisogna fare i controlli, vanno fatti i controlli, poi c'è anche una fase, come dire, di un tavolo di dove c'è un contenzioso, no? Io ho detto 150, tu dici 160, ci mettiamo d'accordo su qual è il protocollo giusto, stabiliamo delle regole, ma alla fine c'è un dato. Allora, rispetto a Fenice, tra l'altro qui non c'è un contraddittorio, cioè nel senso non sono andato io a controllare i metalli pesanti, me lo sta dicendo l'ARPA, cioè l'ente certificato, l'ente deputato a fare questo tipo di lavoro. Bene, di fronte a questo dato, che vogliamo fare? Che cosa vogliamo fare? Allora, qui guardate l'assurdo qual è, che oltre al fatto che sta bruciando comunque il tal quale, che è vietato per legge, oltre al fatto che sta inquinando le falde acquifere, oltre al fatto che ogni tanto succedono degli incidenti e non bisogna sapere niente, tra l'altro uno grave, abbastanza grave, è successo la notte del 2 ottobre 2011, si è sgruppata una colonna di fumo, ma noi come l'abbiamo saputo? Perché qualcuno che lavorava alla Fiat ha fatto delle fotografie, perché in realtà il giorno dopo l'ARPA, perché è andata lì quando ormai era finito tutto, ha fatto dei rilievi, ha detto tutto a posto, e non solo, ha riportato le dichiarazioni che sono state fatte dal direttore dello stabilimento di Fenice. Ha detto, ma guardate, state tranquilli, perché sì, è vero, c'è stato un incidente, ma i fumi sono stati risucchiati dal forno, no? Per dire, a noi all'occhi, ne siamo una massa di allocchi, il fumo non è andato nell'aria, è stato risucchiato, quindi è stato depurato, filtrato e tutto il resto, no? A noi all'occhi. Peccato che dopo due giorni sul giornale sono uscite delle fotografie eloquenti, una colonna di fumo che era impressionante, che se io l'avessi vista di giorno mi sarei spaventato. Allora anche su questo ci siamo rivolti agli amministratori, abbiamo detto scusate, ma qua un piano di emergenza, cioè, che aspettiamo? Cioè, non lo so, vogliamo aspettare, anche perché lì c'è uno stabilimento che non è Fenice, la Comer TGS, che rientra nella sede su due, cioè è un impianto ad alto rischio. Quindi pensiamo, io che devo fare se vedo la colonna di fumo? Che devo fare? Devo scappare? Mi devo mettere un fazzoletto in faccia? Come mi devo comportare? O devo fare una mosca? Perché questo siamo. Volevo concludere facendovi vedere un ultimo contributo video. Questo è il direttore dell'ARPA, Raffaele Vita, perché noi spesso parliamo delle persone, ma a volte le immaginiamo, no? Quando poi si parla si scoprono tante cose, tante sfaccettature, tante cose interessanti. Non aggiungo niente anche qui perché il video è eloquente, ma ve lo sottopongo. Quindi questo è il direttore dell'ARPA, Raffaele Vita. Gravoso e delicato, perché l'eredità che ha trovato, insomma, è pesante. Ma è più di eredità, parlerei di un tema che è pesante, che anche noi tutti, negli ultimi decenni abbiamo un po' trascurato. Il tema della tutela ambientale, il tema della tutela di una civiltà che si deve organizzare diversamente, questo è il tema. Noi siamo un pezzo di questa disattenzione. E ho capito, ma l'ARPA è l'agenzia per la protezione del territorio. Non è solo l'ARPA che protegge, è il sistema regionale, l'ASP, le ASL, no, le ASL, le province con le polizie provinciali, i gruppi forestali, i parchi. È un sistema che non funziona. Ho capito, ma qui ci sono però colpe, reati commessi. Cioè, quello che deve controllare non ha controllato, in sostanza. Siamo tutti garantisti e persone oneste, credo, anche mentalmente. Aspettiamo quali sono queste ipotesi. Però le intercettazioni sono documenti che vengono dalla procura, documenti in cui si indica come alterare, come modificare dati, come sottacere almeno, se non altro.
non mi fate parlare di queste cose, diciamo, tra l'altro forse non mi credete, ma io moltissime di queste vicende, per non farmi condizionare nel mio operare, nelle cose che sto facendo, io non le conosco però, non le ho proprio voluto leggere. E l'unica cosa di cui sono certo è che sto cercando il sangue per poter organizzare un sistema, quindi c'è un monitoraggio intelligente, un sistema, una capacità di dire alle persone che molte volte gridano tanto e danno scarichi abusivi, che il problema, questo è il tentativo che sto dicendo, che sto cercando di, perché molte volte indicare delle responsabilità nei cosiddetti mostri, estrazione petrolifera, inceneritori, aziende a rischio grave di incidenti, ce ne sono ovunque, ci sono pure in Basilicata, certe volte serve a scaricare un po' la responsabilità, dico non sempre. Parliamo di cose concrete, per esempio gli inceneritori. Su questa vicenda, dove secondo me bisognerà guardare le cose con attenzione e con serietà, ci sono molti pezzi che non sono stati ben organizzati, bene, poi possiamo definirci altronerie, ci possiamo autodefinire, perché non ci metto pure io in mezzo. No, non ci si mette, però io pensavo che lei dicesse, so che cos'è accaduto, no, da oggi. Io sono una persona, io credo di essere, no, a questo sembra modesto, una persona profondamente onesta. So che alcuni gruppi hanno lavorato seriamente, so che hanno lavorato in un sistema assolutamente disorganizzato, questo lo dico con... ma tutto il sistema, tutti i pezzi, regione, provincia, ASP, eccetera, non erano pronti per rispondere a delle nuove... Qua quando sono venuti, parliamo di Fenicia, qua come ovunque, è Porto Marghera, Priolo, Taranto, che sono queste cose? Sono la incapacità di un sistema pubblico di poter conoscere, affrontare, prevenire, ovunque è successo. Questa è l'Italia, la fotografia dell'Italia. Da qua ne dobbiamo uscire. Noi dobbiamo essere, come dire, le sentinelle. A Fenice, per esempio, accade che ogni due mesi noi andiamo a fare i controlli, abbiamo estesi da 12-13 controlli a 90 elementi di controllo. C'è stata un'attenzione maniacale adesso sulle falde intorno a Fenice. Le popolazioni di Melfi e di Lavello possono essere rassicurate sentendo questo? Rassicurate è un tema che, diciamo, ci vuole molto coraggio per poter dire che noi come macchina pubblica siamo in grado di... Ma lei, e io non l'ho detto mai, io tra i tutto appostisti e il tutto male c'è come sempre una verità nel centro di queste cose, che le cose dovrebbero essere fatte meglio preventivamente. Però noi sia sul tema della bonifica, sia sul tema della messa in sicurezza, siamo attentissimi. Com'è ora la situazione, secondo lei, dell'inceneritore? Là ci sono due cose in essere. C'è una messa in sicurezza, cioè l'inquinamento c'è stato, le falde sono ancora inquinate. Ma continua l'inquinamento? Ecco, no, l'inquinamento c'è stato, le falde sono ancora inquinate. Da quando c'è la messa in sicurezza, cioè finalmente dal marzo 2009, questo ha funzionato bene. Ovviamente non è una situazione che può durare nel tempo, perché la domanda che c'è è quella che fa lei, ma oggi continua ad inquinare o no? E questa domanda può dare una risposta solo il processo di bonifica. Secondo lei, diciamo alla politica, si dovrebbe porre, se non altro, interrogarsi sull'inceneritore in quanto tale? È chiaro che è un efficace sistema di raccolto dei rifiuti, di differenziazione dei rifiuti, di qualità, cioè, fa diminuire in modo proprio verticale l'esigenza di questi strumenti. È chiaro che sarebbe un mondo più bello senza inceneritori, senza raffinerie, senza, perché un inceneritore di fronte a una raffineria è un'inezia. Allora concludo con due cose velocissime. Vuole
l'ARPAB, ma in realtà c'è anche qualcun altro che vuole assolutamente fare subito la bonifica. Perché? Perché la legge dice: ok, hai inquinato, hai fatto la caratterizzazione, hai fatto l'analisi di rischio, adesso fai la bonifica, una volta bonificato, a posto, torniamo tutti a casa e va bene così. Sarebbe un modo per togliere la patata bollente a tutti questi soggetti che purtroppo hanno una patata bollente mica da ridere in mano. Noi ci siamo opposti, noi abbiamo fatto fare una indagine ad un geologo, Giampiero De Clessis, il quale ha scoperto, quindi diciamo, ha analizzato il piano di bonifica con tutti i dati che aveva a disposizione, dati pubblicati nella conferenza di servizi più altri dati presi da suoi colleghi riguardo la zona di San Nicola di Melfi, e abbiamo scoperto che il piano di bonifica si basava su nulla, cioè si basava, il piano di bonifica presentato da Fenice si basava su nulla, cioè su un modello idrogeologico che non esiste. Tant'è vero che questa cosa è stata confermata anche dall'ISPRA di Roma, l'istituto del Ministero dell'Ambiente. Il piano di bonifica è stato respinto, quindi adesso si sta chiedendo a Fenice di presentare un altro piano di bonifica serio. Nel frattempo il Comune di Melfi, se si decide, bontà loro, dovrebbero fare delle indagini nel territorio di San Nicola di Melfi, perché noi non sappiamo fin dove è inquinato, ancora non lo sappiamo. Sappiamo certamente che la falda è inquinata, ma fin dove è inquinata ancora non lo sappiamo. Non solo, Fenice continua a sostenere in conferenza di servizi, dice: no, io devo bonificare fino al confine perché la legge mi dice così. No, calma, tu devi bonificare fin dove è inquinato, quindi c'è ancora un po' di fermento. Ovviamente loro hanno l'esigenza di chiudere questa vicenda, perché è una patata bollente. Noi vogliamo che questa vicenda si chiuda bene, bene, non con cialtroneria come è stato fatto fino adesso. Allora, grazie all'attività di un comitato e di tutta una serie di altre associazioni, di reti, di persone che si stanno interessando a questa cosa, abbiamo acceso dei riflettori e adesso, quando stanno in conferenza dei servizi, ci siamo noi che li guardiamo in faccia, tutti quanti. Li denunciamo, facciamo gli esposti, quindi un po' di attenzione in più, per fortuna adesso c'è. Il problema è che ancora non stiamo quagliando, questa è la verità. Grazie. Grazie. Non c'è assolutamente bisogno di commentare quello che abbiamo ascoltato, se non dire che è necessario vigilare, dobbiamo essere noi a vigilare affinché tutto questo non accada. E adesso, prima di... noi vorremmo che qualcuno intervenisse, ponesse delle domande oppure facesse delle riflessioni. Prima di passarvi la parola, a nome di tutti, perché questo è il mio ruolo stasera, ringrazio gli ospiti, che sono persone che si impegnano in prima persona a vigilare. Noi non sapremmo tutte le cose che sappiamo adesso se non ce l'avessero dette. Silvana, l'ingegner Silvana Baldantoni, per aver organizzato questo convegno. E tutti gli altri che vi hanno partecipato e grazie al cui lavoro è potuto emergere, è stato possibile. Però queste persone voglio ringraziarle non come partito o come associazione politica, perché con l'inquinamento non muoiono i partiti e le associazioni politiche, muoiono le persone. Quindi le ringrazio come persone, nominandole tutte, quelle che conosco: Valerio, Antonio, Pasquale, l'altro Pasquale. Sono ragazzi che donano il loro tempo rinunciando ad altro, e donano il loro tempo facendo qualcosa che è un bene per tutta la comunità, e questo fanno anche gli assessori e i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Qua c'è Rocco Baccellieri, Antonietta Cendoducati. Quando si tratta di fare qualcosa che serve per la comunità, non esiste maggioranza, opposizione, non esistono partiti politici, non deve esistere nulla. Il resto serve soltanto ad organizzare, ma i fini devono essere comuni. Adesso io, quindi, dopo aver ringraziato davvero tutti, passo la parola a chi vuole dire qualcosa, nei giusti limiti, qualche minuto, perché altrimenti non riusciamo a parlare. Abbiamo fatto tardi, ci siamo anche tardi.
stanchi e soprattutto molto rammaricati, perché siamo vittime di un potere mafioso, e io ho il coraggio di dirlo, perché ci trattano come degli scemi, delle pecore che stanno sempre con la testa in giù, non sanno guardare al di là del proprio naso, e quindi l'ARPAB deve essere controllata, e un controllore deve essere controllato, e altro non esiste. Nessuno prende coscienza di quello che sta accadendo, perché l'uno deve coprire l'altro, è tutto un sistema. Allora però l'ARPAB viene impiegato tanto per tante persone che non fanno niente, le hanno altrettanto. Allora noi che dobbiamo fare? Da fare una rivoluzione. Adesso lei ha parlato di Acerenza. Allora Genzano non è lontano da Acerenza. Allora se noi pensiamo solo al nostro articello, ci arriva pure l'indinamento da Acerenza. Allora bisogna muoversi. E io ringrazio la dottoressa Faltandona, tutti i paesi di Nitro, mi si devono allertare. Se uno ha preso coscienza della debolezza, deve anche aprire gli occhi. Questo è il nostro lavoro, non facciamo, non facciamo, non facciamo. Grazie, di questo già tanto. Abbiamo cominciato anche noi, come abbiamo utilizzato 3 anni fa, col discorso è nostro, come se fosse un fatto appunto che appartenesse a un partito o a qualcos'altro. Adesso bisogna prendere consapevolezza di tutto ciò. I medici soprattutto, io ringrazio il medico che viene da Romero, ma non tutti hanno questa sensibilità, perché ce lo mantenere i baracconi degli ospedali. E se chiudono gli ospedali, dove li mettiamo tanto meno? Allora siamo tutto coperto. Non si sa quanti casi di tumore ci sono in Basilicata, però purtroppo ci sono. Poteva essere una regione meravigliosa, ricca di acqua, di verde, di bosco. Adesso sta eliminando anche la zona di Corretto. E tutti siamo contenti. Ci danno un posto di lavoro. Approfittano dell'ignoranza. Ecco che voglio collegarmi. L'ignoranza è questo. Questa farò cultura. Capire che rispetto l'ambiente, rispetto la mia salute, questo binomio che bisogna collegare. Se rispetto l'ambiente, significa un rispetto per la salute mia e altrui. E quelli che governano a tutti i livelli, prima di tutti i sindaci. E poi tutti gli altri devono guardare a questo. E io mi preoccupo ancora per la discarica di Genzano. Voglio che si vada fino in fondo. Fino in fondo. Non possiamo essere contenti. Ah, ma noi adesso non abbiamo tanti peggio. No! Dobbiamo guardare veramente quello che c'è. Grazie. Grazie a tutti. Ringrazio Silvana per questo momento, veramente un'ottima battuta. Grazie per questo. Grazie. Volevo solo chiedere una cosa, in quanto cittadino, visto che è stata nominata la sorgente del Pozzo, insomma, dove il 40% degli agricoltori, forse anche di più, delle persone di Genzano, prelevano l'acqua per i prodotti che noi poi mangiamo nelle nostre case, e volevo chiedere una cortesia al dottore, visto che è molto preparato, è stato veramente così esplicativo, no, veramente è la prima volta che la sento e quindi voglio complimentare per... Visto che ci sono dei risultati che io non conosco, ma penso che il dottore insieme a Silvana hanno già, volevo capire qual è il grado di rischio di questo dato rilevato nella fonte di Genzano, visto che lei ci ha ben spiegato che gli idrocarburi e i batteri, insomma, presenti in quest'acqua, sono alla base poi dei tumori, dei cancro, che poi possiamo avere noi sulla nostra popolazione come cittadino, quindi non assolutamente, perché per quanto riguarda la politica e tutto quello che abbiamo visto c'è poco da dire, anzi, certe volte ci vergogniamo pure di essere governati da persone, purtroppo noi stessi mandiamo a governare, solo questo, la ringrazio per essere così gentile. Sì, sì, no, almeno per capire, siccome è stato accennato... magari se ne parlerà, ci sarà... Sì, ecco, benissimo, io solo per questo volevo dire. Grazie. Sì, quindi diciamo che in questa sorgente sono state trovate tracce di idrocarburi di carica batterica, quindi sono potenzialmente dannosi nel,
nel tempo, cioè non sono effetti che si hanno subito sulla salute. E allora bisogna pensare questo. Non esiste mai però rispetto a una sorgente di tossicità un rapporto causa-effetto stabilito e preciso. Ci sono delle risposte che sono individuali e sicuramente la quantità di esposizione è un elemento di un fattore di rischio. Più c'è cioè un rapporto molto spesso lineare, per cui più si è esposti, tanto più aumenta questo rischio. Ma è chiaro che questo è un principio che serve anche a regolarsi in tutte le tipologie, anche quando si crea una norma, no? Come si fa a dire non superare quel limite là? Perché sopra quel limite succede qualcosa, sotto quel limite non succede qualcosa? No, non è così. Quel limite è un limite che viene stabilito sulla base di una scelta di civiltà che si vuole fare. Per esempio, mi ricordo l'altro giorno parlando a Figliano dei campi elettromagnetici, si stabilisce un limite per legge e si dice, guardate, sappiamo con buona probabilità che sotto questo limite non succede niente. Se è possibile, per esempio, per le radiazioni, si faceva poi una menzione della questione qual è il valore di riferimento. C'è per esempio un valore di riferimento, un millisievert all'anno. Perché? Perché un millisievert all'anno è la radiazione a cui siamo esposti naturalmente. Allora, se c'è questo valore in cui noi ci troviamo naturalmente, è chiaro che per esposizione lavorativa uno che si espone come me a valori superiori a questo limite va in un certo senso salvaguardato. Quindi esistono dei criteri che sono quelli di stabilire dei limiti che sono in rapporto a una ragionevole sicurezza, che poi oltre quei limiti, cioè stando sotto quei limiti, le probabilità sono basse. Ma questo non significa che stare sotto quei limiti si sta sicuri. Per cui al di sotto di questi limiti si usa un principio che si chiama ALARA, cioè è in inglese, non ve lo dico in inglese, ma in italiano significa stare tanto basso quanto possibile, cioè usare un principio di ottimizzazione. Benissimo, io sono sotto i limiti di legge, ma se posso ridurre ancora di più è tanto meglio. Ok, grazie. Mandando dei carabinieri di maresciallo ringraziano per questa cosa qua e si scusano per essere dovuti andarmi a salutare. Sì, io volevo rispondere al signore in merito alla questione di scarica. Volevo sottolineare che questa amministrazione in poche settimane è riuscita a far venire qui il Dipartimento Ambiente della provincia, che ha avviato un'indagine, quindi ha obbligato chi gestisce la piazzola di trasferenza e la discarica ad osservare quella normativa che era stata imposta dalla Regione nell'autorizzazione integrata ambientale. Quindi diciamo che quello che è stato trascurato in questi anni già comincia ad avere dei risultati sul territorio. Per quanto riguarda la discarica, io ho detto già nella presentazione che giovedì c'è stato l'incontro, quindi ringrazio il sindaco per avermi comunque appoggiato in questa iniziativa e portato avanti con l'Unione dei Comuni e con il nuovo rappresentante della comunità montana, con cui si è stabilito che a più presto verrà fatto un muro di contenimento della discarica e verrà fatto il cappotto, quindi questa discarica verrà chiusa. Sicuramente. Adesso passo la parola all'assessore Filippetti. Sì, no, grazie a tutti, grazie a te per il bello, per il Silvana e alla dottora Abuso per aiuto. Naturalmente è stato un momento molto importante, io la dico così, soprattutto molto formativo, di realtà che noi conosciamo, ma non fino in fondo, di strumenti, di materie che possono arrecare danno a tutti noi. Il mio intervento sarà per fare una puntualizzazione, naturalmente, da amministratore
su quello come considero io un po' tutta la vicenda legata all'ambiente in Basilicata. Parto dalla salute, no? È un campo che più mi è vicino. Fondamentale tenente sarebbe dividere la politica dalla sanità. Perché sapete bene, anche il dottore lo sa bene, come avvengono le nomine, non è solo in Basilicata ma in tutta Italia. Quindi forse bisognerebbe creare un organismo autonomo sanitario che riesca anche a prevedere strumenti di controllo, di gestione, ma anche di risoluzione dei problemi ambientali. Perché l'ambiente non è diverso dalla salute, l'ambiente è uguale alla salute. Quindi proteggere l'ambiente vuol dire tutelare la salute dei cittadini. Per quanto riguarda la vicenda petrolio, io sono uno dei coautori, potete informarvi, qualche anno fa abbiamo presentato in Regione Basilicata un documento che si chiamava Come bruciare il petrolio, che praticamente era un doppio senso, perché noi facevamo riferimento a un modello di sviluppo improntato sulla green economy, che avrebbe risolto tanto maggiormente il fabbisogno di lavoro rispetto a quello che oggi il petrolio dà in Basilicata, non creando danni, anzi tutelando l'ambiente. Non vi dico infatti. Naturalmente non è mai stato preso in considerazione, io penso, faccio un'altra considerazione proprio materiale. Oggi effettivamente noi sappiamo quanto petrolio viene estratto in Basilicata, no, non ci sono dei contatori, c'è un documento che impone alle ditte che estraggono il petrolio un certo quantitativo di barili giornalieri. Effettivamente non si conosce la reale quantità di barili che viene estratta, secondo me sono molto di più. Questo era giusto per precisare, diciamo, quasi dice per chiudere Marziano, per dire il senso del discorso. Non è che oggi, vabbè, ma oggi avete aperto gli occhi, no. Il succo del discorso è questo, tenente. Partire da persone nelle amministrazioni pubbliche, ma anche tra i cittadini, che realmente vogliono lasciare un'impronta. Un'impronta la lasci solo se sei una persona onesta. Guardate le ideologie, perché si fa riferire molte volte alle ideologie di destra e sinistra, di centro, di su, di giù. Vanno bene, perché possono andare bene, no? Però se manca un elemento fondamentale, perché se noi andiamo a ricostruire la questione del petrolio, il primo contratto sul petrolio, se non fare l'altro, è fatto pubblico, con l'allora presidente del Consiglio D'Alema, non ricordo come si chiamava il rappresentante dell'IRI, il secondo l'ha firmato anche Guido Viceconte, naturalmente PDL e PD, quindi non è una questione di sigle, è una questione, ma non è solo PD, PDL, ma tutte le altre sigle, non mi interessano. A me interessa che oggi si crei una coscienza tale che da ogni territorio si riescano veramente a inglobare le migliori esperienze, le migliori energie positive e oneste che possano veramente tutelare non solo i cittadini ma anche il territorio. Noi siamo partiti da questa esperienza, abbiamo portato il monitoraggio della provinciale, io anche nei miei limiti delle competenze, perché non vi ritengo una persona competente in materia ambientale, sto cercando di dare supporto a Silvana per quello che siamo riusciti ad ottenere, non so se è un buon risultato, un cattivo risultato, però l'impegno che prendiamo qui stasera, lo prendo insieme a te, mi faccio l'onore di questa, anche di portare avanti questo principio, e naturalmente come amministratore non devo far altro che ringraziare voi, tutte le persone, Valerio, perché anche dall'organizzazione del convegno, guardate, che veramente c'è veramente molta sensibilità e soprattutto molta partecipazione che va tutelata e salvaguardata, soprattutto dall'amministrazione comunale. Grazie. Ci sono altri interventi? Innanzitutto, buonasera a tutti. Volevo chiedere le analisi dell'acqua della nostra diga e dell'acqua della diga della Camastra che fornisce il nostro acquedotto. Volevo sapere se avete effettuato anche le analisi di questi due invasi. Grazie. No, per quanto riguarda la diga, abbiamo fatto soltanto
soltanto il primo step di questo progetto, quindi un rilievo fotografico individuando le caratteristiche di tutta la zona. E visto che, come ho detto inizialmente, questo progetto è un progetto autotassato, nel senso che ognuno di noi ha messo la propria quota e approfitto per chiedere a chi volesse comunque continuare a sostenerci, nonostante il fatto che abbiamo trovato questa società rumena che ci sostiene, ma è ancora poco. Quindi con quei soldi che abbiamo raccolto abbiamo pensato più che altro a sistemare un attimo la questione della discarica facendo opportuni campionamenti e a fare questi campionamenti su una sorgente che viene utilizzata molto dai cittadini per irrigare, anche per i propri bestiame. Quindi successivamente ci saranno ulteriori controlli, perché il nostro lavoro non finisce qua, non finisce oggi con questo monitoraggio, ma continueremo ad analizzare tutte le sorgenti del nostro territorio. Invece per quanto riguarda la Camastra, l'aspetto importante da sottolineare, poi il passo il microfono a Silvana, perché Silvana ha fatto il punto FG insieme a me, insieme ai ragazzi di ANSI, si chiamano i briganti 5 Stelle di ANSI. Abbiamo fatto il convegno nella piazza di ANSI e la cosa che il messaggio che vorrei trasmettere, e che poi preciserà anche Silvana, che la differenza che abbiamo riscontrato tra un invaso destinato all'uso umano del perclusivo, e che praticamente ci sono valori impressionanti in termini di migliaia di volte superiori di metalli pesanti, alluminio che provoca Alzheimer, idrocarburi, ferro, piombo, nichel, carne, cloro, palio, eccetera, eccetera, e la Camastra, dove non c'è traccia di metalli pesanti, tutta al di sotto delle soglie massime consentite dalla legge. Il che significa? E se l'acqua sta all'interno dal veleno, fa petrolio, l'acqua è acqua, petrolio è petrolio. Lì dove 20 anni fa non si è fatto il 2.0, quindi sono stato lungimirante da Cristiano, è vero? Sì. C'è una richiesta di permesso di all'accesso 2. Una è la TOCA, i giapponesi che ha chiesto l'allargamento fino alla Camastra, e l'altra si chiama proprio il permesso ANSI. Cioè questa è la prova materiale di quanto possa essere importante il punto zero. Molto velocemente, io volevo dare un altro suggerimento. Il suggerimento è questo. Allora, qua praticamente ci sono persone che hanno pure grande sensibilità e che ascoltano, no? Perché se no non starebbero 4 ore, cioè non è un concetto di Bruce Springsteen, no? Di Pink Floyd. Capisco quanta pazienza vi porta. Allora, per esempio, Maria Laura è una ragazza di Venosa, il 28 noi saremo a Venosa a fare i campionamenti. La facciamo a Fontana, sorgente, giusto? Ecco. Ciascuno di noi cerca di dare. Prima siamo andati in una coppia, marito e moglie, che vengono da vicino. Là c'è il permesso di poi e vogliono fare il campionamento. Allora, intorno a questo interesse, bisogna anche manifestare altri interessi. Solo così la società può cambiare, può crescere e tutelare il territorio. Cioè non lasciare solo Silvana, il dottor De Vicini, Nicola, vabbè, io ho dimostrato tutto fatto scatti, diciamo una chiarata. Io sono stato attaccato a tutti contemporaneamente, procuro, leggero, niente, mi dà la fine, hanno fatto una figuraccia di quelli che se tornassi indietro non credo farebbero più la cosa di più. Comunque l'invito che lo faccio è che dopo il convegno dovete capire. Ci sono persone che saranno, cioè persone qualificate, persone serie, che vogliono fare il loro, ma chiunque mostra interesse su questo non va lasciato solo. Perché sennò altrimenti fa la fine, insomma, tutti quello che hanno fatto a sottoscritto e tante altre persone che magari non hanno avuto la stessa forza di difendersi ed attaccare. Quindi se voi ci tenete davvero al territorio, alla salute, all'ambiente, tutto quanto, tutte quelle cose che ha spiegato Enrico, che ha spiegato si fa, la prima cosa ci hanno messo in discussione in prima persona, parliamoci chiaro. Ma ha fatto l'altro appello, si fa, e dice, vabbè, noi qua ci abbiamo escluso. Ok, dateci sostegno e solidarietà. Solo un piccolo contributo riguardo alla nostra esperienza come comitato di Lavello.
Noi siamo riusciti a organizzare, mi riaggancio a quello che ha detto il vostro amministratore, siamo riusciti a organizzare, no, non noi, ma a sollecitare prima un consiglio comunale aperto all'Evo e poi addirittura un consiglio comunale congiunto con tutti i comuni della zona, si è tenuto a me. Come abbiamo fatto questo? Come siamo riusciti? Semplicemente parlando con ogni singolo consigliere, con ogni singolo amministratore e cercando di fargli capire che l'importanza di questo tema, quindi è cercando soprattutto di spogliarlo del velo politico, perché purtroppo non siamo abituati così, noi abbiamo bisogno di identificare, di incasellare, è un nostro difetto, cioè riuscire ad essere trasparenti, capire quello che sta dicendo una persona è difficile, perché abbiamo questo retaggio culturale, anche se figli, no? Ecco, quindi questo detto semplicemente. Beh, siamo riusciti comunque con un lavoro certosino a parlare con i vari amministratori e organizzare a fare, diciamo, questo prima il Consiglio Comunale aperto, in cui diciamo, il Comune di Valero aveva preso un impegno forte. Guardate, quel consiglio rischiava di saltare perché erano venuti da Potenza mezz'ora prima e hanno fatto il diavolo a quattro perché questa cosa non si facesse. Nonostante questo, i nostri concittadini, i nostri amministratori comunque hanno detto no, noi dobbiamo fare il Consiglio Comunale aperto. Vari motivi, ma certamente per la sensibilità. Questo è il mio principio. Poi nella realtà dovrebbe essere così. L'altra cosa che volevo dirvi è: noi abbiamo fatto due manifestazioni nel 2011. La seconda manifestazione l'abbiamo fatta davanti ai cancelli di Felice. Era il 16 settembre 2011, me lo ricordo perfettamente. Perché non lo ricordo? C'era pure Peppe, perché il giorno dopo, il 17 settembre 2011, di sabato, l'ARPAB ha pubblicato i dati che erano stati nascosti per 10 anni. Quindi il giorno dopo, che abbiamo fatto un casino, cioè c'era un sacco di gente, è venuta la RAI, sono venuti i politici, c'era anche la Digos nascosta tra di noi che controllava, cioè, visto mai che questi dovessero far saltare in aria l'inceneritore, insomma, eravamo così. Fatto sta che il giorno dopo qualcuno ha detto all'ARPAB manda qualcuno a pubblicare i dati sul sito, da quel momento non si è capito più niente, è intervenuta la magistratura, la provincia ha detto no, blocchiamo l'inceneritore, dopo riunione, sotto riunione, eccetera, poi quelli hanno fatto ricorso al TAR e hanno riaperto, ma questo per dirvi cosa? Se noi ci facciamo sentire, dall'altra parte ascolta. Quindi quando noi, io dico sempre, quando le mamme la mattina accompagnano i bambini e fanno il bollettino di guerra, no? Dicono, quello si è ammalato di quello, il mio cognato così, e quello. E poi si girano e se ne vanno a casa. No, avete perso la battaglia. Dovete insieme, come state, condividere il vostro dolore, il vostro problema e rivolgervi a chi di dovere, al sindaco, al medico, ai medici, i medici. Sollecitiamoli, perché non sono tutti come Negroni, ci sono anche quelli come dottor Medicina. Però bisogna sollecitarli, non bisogna più accettare il fatto che uno ti dica, vabbè, è predisposto. Sì, ma predisposto non significa che mi deve venire per forza. Significa che c'è stato un elemento che mi ha scatenato il tumore, ma non devi dire, io lo voglio sapere, ho il diritto di sapere. Può darsi che sbaglio io perché c'ho il cellulare, ma tu me lo devi dire, perché oggi l'ignoranza non ammette più il fatto di accettare passivamente. Voglio morire consapevole. Questa dunque deve essere la svolta necessaria. Ci sono altri interventi? Dobbiamo muovere in questo senso e anche dal punto di vista legale possiamo muoverci anche attraverso una class action, infatti ne parlavamo per
far valere i diritti di ogni cittadino, ma non solo a livello regionale, anche a livello nazionale e a livello europeo, perché comunque è un diritto riconosciuto anche a livello europeo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosce questo diritto alla salute, quindi perché non dobbiamo farcelo riconoscere? Ecco, volevo puntualizzare solo questo punto, perché eventualmente agiamo in questo senso. Sì, infatti io vi do il mio completo apporto, insomma, da questo punto di vista, e poi vediamo di provvedere e agire. No, ma io ho una domanda che, visto che ci stanno adesso, rispetto a questa cosa, da avvocato, è un ottimo strumento avere delle analisi preventive. Certo, è un dato di fatto con cui poter agire. Io ho pensato, ed era una cosa che stavo pensando qua, potremmo anche richiedere, siccome si tratta di, potremmo richiedere un provvedimento d'urgenza facendo un accertamento tecnico preventivo, richiedendolo al giudice, quindi in maniera tale che loro, cioè il giudice invia dei tecnici d'ufficio per verificare effettivamente lo stato dei luoghi e provvedere immediatamente, perché si può fare, quindi ci vogliamo anche in questo senso. Sì, infatti se ci sono i dati effettivi e concreti devono intervenire per forza. Grazie. Ci sono altre domande? No, Silvano, io inviterei a, se puoi raccontare con i cittadini i costi per fare le analisi dell'app, perché molti cittadini fate, ma vabbè, allora con questo intervento di Silvana concludiamo. Sì, praticamente il costo di queste analisi ammontano a 140 più IVA per quanto riguarda la sorgente del Pozzo Maniglia, 100 più IVA per quanto riguarda il percolato. Voglio dire che sono stati analizzati anche dei fanghi relativi ad un'attività industriale. Su questa questione, e il costo è anche di 140 più IVA, e questa questione non è stata affrontata in questo convegno perché stiamo facendo ulteriori indagini e chiederemo anche il sopralluogo delle autorità interessate, no? In merito anche a quello che dicevo inizialmente della mia presentazione. No, basta. No. Il dottore è con i propri strumenti gratis, se non sì, no, infatti l'impegno comunque anche del dottor Pellicini, del tenente Di Bello, anche di Eros, e questo è volontariato, però per quanto riguarda il resto siamo oltre le 500 euro. Allora concludiamo così, c'era un'altra... No, siccome hai detto concludiamo con l'intervento di Silvano stavolta. Ah sì, no, ho passato il microfono, volevo ancora ringraziare tutti e augurare una buona serata. Grazie.